una certa curiosità. Eccola qui la delegazione azzurra, andiamo. Eccola, annunciata dallo stadio. Bebe Vio e Federico Morlacchi a portare il tricolore. Vediamo se piange Bebe come aveva preannunciato. Non so se piange Bebe, però credo che siamo tutti un po' commossi di vedere Bebe, di vedere Federico Morlacchi portare quella bandiera. È veramente bello, straordinario che una ragazza così giovane e così conosciuta nel mondo e uno dei grandi, dei grandissimi dello sport paralimpico italiano, Federico, che ha da festeggiare anche la prossima nascita anche di un figlio, siano qui a rappresentare tutti coloro che vedete in questo momento. Sì, l'ha rivelata proprio nelle ore scorse Federico Morlacchi, la dolce attesa della compagna, e dunque nascerà Tommaso nel mese di febbraio. Tanti auguri a Federico Morlacchi, speriamo che possa festeggiare già in anticipo con una bella paralimpiade. Intanto già bellissimo esserci qui, squadra azzurra, molto ma molto Andrea Liberani, festante. Abbiamo visto Emanuele Lambertini, c'erano tutti ed erano festanti, perché la cerimonia d'apertura paralimpica, così come quella olimpica naturalmente, ma qua è tutto più accentuato, è una festa, una straordinaria festa, quella di apertura e quella di chiusura. Celebrano lo sport, è vero, ma celebrano anche la vita. Occhio alla rossa volante, che se non sbaglio è proprio lei. Eccola. Sul traguardo va a fare il secondo miglior tempo qui sul traguardo, perché Alicia Dana con quel problema è andata lontana, è andata dietro, e allora Francesca Porcellato ci regala il terzo argento di questa mattinata. Tanta gioia essere qui, undicesima Paralimpiade, terza disciplina, ed essere ancora sul tetto del mondo è fantastico, sono proprio felice. A chi la dedichi? La dedico a mio fratello e tutti i miei angioletti che ho in cielo, che mi hanno spinto oggi, ma anche a tutte le persone che stanno lottando ogni giorno per la vita. Dunque stiamo passando un periodo veramente difficile con questo Covid, dunque a tutte le vittime di questo periodo. La rossa volante che sa portare in alto l'azzurro delle medaglie, che impressione. Sì, guarda, sì, io sono orgogliosa di essere italiana e sono orgogliosa di poter contribuire perché lo sport paralimpico possa crescere continuamente. E penso che anche i miei risultati contribuiscano a questo, e dunque mi fa solo che piacere. 50 anni di risultati, ma tu sei la prova provata che la vita ricomincia a 50 anni. Oddio, fra qualche giorno farò 51, e per me quando mi hanno posticipato di un anno ero molto preoccupata, perché insomma ogni anno adesso pesa. Invece si vede che sono come il vino rosso, più vecchio più miglioro. E che dire, niente, tanta passione, tanto cuore, tanto lavoro, e è sempre il mio motto, crederci sempre, arrendersi mai, e si può fare. Parigi ti aspetta e Francesca Porcellato ci sarà. Vedremo. È andata per le due nostre del tennis tavolo, giornata della gara a squadre 1-3, classe 1-3, Giada Rossi e Michela Brunelli, passionaria della racchetta, han perso contro le cinesi, ma ormai come agli sport di combattimento alle Olimpiadi, il bronzo è ex aequo fra le due squadre che han perso contro le due squadre che sono andate in finale. Quindi ci prendiamo anche il bronzo per gioia del commissario tecnico Alessandro Arcili. Qui alcuni momenti del doppio nelle tre sfide, doppio vinto dalle nostre, persi entrambi i singolari. Male Brunelli e Giada Rossi, Michela Brunelli e Giada Rossi se la sono sicuramente recitata da par loro.
Le nostre ragazze oro, invece, a dimostrazione della bontà di un intero movimento, Vernore, il CT Vernore, schierava per la prima volta, tentava un esperimento tecnico, per la prima volta anche una staffetta 4% donne, una che mette la medaglia all'altra, l'abbraccio il più bello e il più sentito per Xenia Francesca Palazzo, Vittoria Bianco, dovevamo queste immagini ancora, Giulia Terzi e Alessia Scortechini. Aspettiamo proprio, lasciamo parlare le immagini, Andrea De Filippi, Alessandro Gargiulo al coordinamento, Andrea De Filippi in regia. Eccole qua, tutte e quattro, una più commossa dell'altro, la mascherina che impedisce di indagare nei sentimenti e nei cuori delle di tutte le ragazze, ma va altro che bene. Questo è un oro meraviglioso. Qua il vantaggio è diventato sensazionale, l'Italia è lanciatissima verso un'altra medaglia d'oro con uno Stefano Raimondi impressionante. Entriamo negli ultimi metri di gara ed è ancora una pagina di storia scritta, 1:05:35, Stefano Raimondi, medaglia d'oro per l'Italia davanti alla Russia che si accomoda gentilmente sul secondo e sul terzo gradino del podio. Anche Stefano Raimondi campione alle Olimpiadi e alla Paralimpiade, e l'Italia vola sempre di più. Beh, dietro a questa medaglia sì, ci sono un bel po' di anni di sacrifici da parte mia e della mia famiglia e anche di molte persone, insomma, che mi hanno sempre aiutato, senza trascurare il mio vecchio allenatore Giancarlo, e che lo sento spesso e che mi ha sempre dei buoni consigli da darmi.